belle, allora qui iniziamo a fare il progettino su Drawings, quindi ho realizzato per fare prima insomma tre nomi con tre decorazioni, voglio vedere quale esce meglio, soprattutto queste piume, e poi adesso ci spostiamo sulla macchina da ricamo, effettuiamo insomma questo ricamo su un pile leggero, lo stabilizziamo e vediamo cosa esce fuori. Allora, ecco, oggi utilizzerò questo telaio magnetico perché è più comodo con, diciamo, con tessuti un po' irregolari, un po' grossi. E poi ho comprato recentemente in un negozio che si trova vicino a casa mia, insomma, cioè nella mia città, che si chiama Safeway Store, ho comprato 100 metri di stabilizzatore CF a 50 euro, quindi alla metà del prezzo. Ho fatto, penso, insomma, un buon acquisto perché lo stabilizzatore è fondamentale. Allora, tagliamo un pezzetto di stabilizzatore che non può mai mancare. Poi ho trovato questo bellissimo pile un po' decorato, lo tagliamo a misura così poi viene bello teso, e l'ho preso in una fiera. Questo però si trova insomma in vendita online un po' ovunque, e quindi è una prova, proprio un esperimento preciso preciso, perché non l'ho mai utilizzato questo tipo di tessuto. Lo stendiamo bene e poi mettiamo le calamite. Mi scordo sempre, ma certamente dovrò comprarne altre, perché così il tessuto viene più tirato. Sono fortissime con queste calamite. E ho provato a metterne altre, ma non attaccano, non lo so perché. Ho altre, tante altre calamite, ma non c'è verso. Ecco, lo tiriamo bene. Alcune ho visto delle youtuber, alcuni si aiutano anche con dello scotch di carta, cioè lo fissano anche con altre accortezze, eccetera, però non ho mai provato, quindi. Allora, siamo pronti, lo andiamo a mettere in macchina. Ho già passato il file sulla pennetta, devo mettere il filo, lo farò, diciamo, per lo più sullo stesso colore glicine, che mi piace molto, e ci vediamo tra poco sulla macchina da ricamo. Allora, cerchiamo nella pennetta il nostro disegno, non so se si riesce a vedere, ecco, forse così. Okay, e lo cerchiamo qua dentro. Ce ne sono tantissimi perché ho appena acquistato dei, forse questo, segnalibri, dei ricami, dunque ce ne sono tantissimi. Ecco, ce l'ho, stava caricando. Perfetto, eccolo qua. Allora, dobbiamo considerare il telaio, lo devo cambiare da qua, da qua. Allora, io devo prendere quello magnetico, eccolo, 1813. Perfetto, e ora posso centrare il mio disegno oppure spostarlo, boh, forse verso il basso e salvare un po' di stoffa. Ok, così dovrebbe stare a posto. Ci sono solo due colori in più, il resto è tutto glicine, e il filo è già infilato e diciamo, go. Ok, montiamo il telaio. Tengo il filo così poi tolgo la cosa e dovrebbe essere pronta. Ok, iniziamo. E ora la lasciamo lavorare per ricamare. Ci sentiamo dopo, ci vediamo dopo.
abbiamo finito e ora possiamo tagliare i rettangoli e cucire la stoffa dietro. Questo non serve per il momento. Ecco qua il nostro ricamo, togliamo lo stabilizzatore. Questo si può sempre riutilizzare. Vediamo se è un po' troppo leggero, possiamo darci anche una diciamo una, un modo per essere un po' più duri con la nostra peletta. Prendiamo il ferro da stiro e ce l'aggiungiamo, così neanche si muove più. Naturalmente, a parte, cioè al posto di questo feltro ricamato si può usare una qualsiasi tipo di stoffa, anche perché io ho solo questo pezzo. Una volta finito dovrò comunque per forza andare su un altro tipo di stoffa. Però ed ecco, adesso vi faccio vedere come procedere e tagliamo un po' di pezzettini di questa stoffa che mi piace molto, che è cotone, cotone per le camicie, comprato da poco. Mentre il ferro, magari se lo accendiamo, se facciamo un po' prima. Ecco, il nostro ferro lo lasciamo qua. Dove lo spazio per fare tutta la il contorno, tutto di diciamo intorno. Ma è molto dritto questa cosa. Allora misuriamo, vediamo questo, anche questo è un po' troppo lungo.
Allora, adesso sono davanti alla macchina da cucire, sto scegliendo un punto abbastanza spesso per fare insomma tutto il bordo tutto intorno e scelgo, ecco, guardate lo zigzag fitto con il piedino largo 9 mm che per me mi permetterà di vedere bene tutto e poi ho aggiunto un altro pezzo di stoffa perché uno era un po' troppo trasparente, si vedeva il ricamo sotto, quindi con due è perfetto. E quindi cerco di fare lo zigzag anche aggiungendo lo stabilizzatore in un secondo momento, tutto intorno per la rifinitura. Allora, eccoci, ci siamo. Ho fatto vari tentativi perché alla fine si deve sempre sperimentare. Allora, in un modellino ho creato praticamente tutto il bordo intorno. Il problema è che la stoffa qui fa i filetti, quindi penso che a questo, vabbè, tanto il mio, ci metterò un pochino di colla per non farlo sfilacciare. Quindi, visto che questo mi ha fatto un po' così, ho per gli altri due, sempre dei prototipi, ho usato la stessa stoffa, che è un po' un cotone un po' troppo liscio secondo me, però poi ho fatto una cucitura con il bordino, però forse un po' troppo pesante, anche se carino. Quindi sto ritornando al mio primo amore. Allora, qui naturalmente ho creato l'occhiello. L'occhiello noi lo buchiamo con questo qui lo buchiamo e ci mettiamo una cosa del genere, tanto questo richiama, è beige, richiama insomma la stoffa, però vediamo perché questo non sono sicura se poi li utilizzerò o meno. Allora, mettiamo un attimo da parte. Allora, sono ritornata al mio primo amore, quello del feltro. Avevo solo quello grigio, perché insomma devo fare un rifornimento, però con questo bordeaux, diciamo, con questo color vinaccio, ci sta molto bene. Ho trovato quest'altra stoffa un po' spessa, va bene. Allora, qual è il problema che mi hanno dato questi segnalibri? È che la carta adesiva mi ha un po' appesantito la cucitura perché l'ago faceva fatica a trovare tutto quel malloppone di colla, quindi non la voglio usare la teletta adesiva. Farò la brutale, cioè metto queste cose insieme, uno stabilizzatore, vedo, o con lo stabilizzatore o senza, e faccio tutto intorno il bordino e vediamo che cosa esce. Poi taglierò la stoffa dopo, insomma, vediamo cosa esce fuori, anche se si sfilaccia userò un po' di colla. Vediamo, insomma, siamo sempre esperimenti. Mi è venuta l'idea per non farlo sfilacciare. La stoffa la ripiego su se stessa e ci faccio un puntino piccolo e poi ci andrò a fare il bordino. Forse in questo caso non si sfilaccerà e poi userò lo stabilizzatore. Ecco qua, abbiamo cucito insomma una bozza della stoffa, così piegata non si sfilaccerà. Adesso ci mettiamo il nostro stabilizzatore e anche più, insomma, tutti i pezzettini che mi sono avanzati da altri lavori e andiamo a fare tutto il bordino con lo zigzag fitto fitto tutto intorno. Ecco qua, il nostro lavoro è quasi finito. Ho usato insomma un po' di stabilizzatore e poi ho fatto due occhielli perché questo un po' più grande, questo l'ho fatto non per segnalibro ma per una cosa da appendere. Manca una oppina che di questo colore non ce l'ho, però mi prendo un colore simile. Il bianco qui non ci sta tanto bene, lo tolgo da questa cosa, tanto mi sono in arrivo i nuovi colori e quindi questa la posso usare, ci sta meglio. E facciamo e finiamo questa cosa. Allora, togliamo tutto lo stabilizzatore. Andare a cercare un uncinetto, va, che è meglio. Qua ci serve proprio un uncinetto.
non mi ricordo dove l'ho, però ci proviamo. Ho un'idea, pezzettino di fil di ferro. Ah no, il coso infilachi, ce l'abbiamo, qualcosa che serve per infilare gli aghi, ce l'abbiamo come accessorio, eccolo, yeah! Questo va benissimo, meno male se lo ricordate. Perfetto, mi piace molto, il colore ci sta benissimo. Togliamo i filetti qua, facciamo il buco per poi appenderlo in cameretta con un chiodino, una cosa, oppure ci possiamo mettere anche un cordoncino. Facciamo prima, è proprio carino, mi piace. Così sono abbastanza soddisfatta perché non si vedono i rimasugli di stoffa, solo di, insomma, di stabilizzatore che magari tolgo con un po' di pazienza, però è venuto bene, rigido quanto basta, con la parte dietro carina, questo mi piace davvero tanto. Ora sistemiamo questi, forse questo è quello che mi è uscito meglio, questo non mi piace perché ha questo difetto, però mi piace la scritta, devo vedere questa piuma come veniva ricamata e va bene, però mi piace questo qua, lo buchiamo e quindi questo si può regalare. Mettiamo però il, per adesso, questo qua color panna, perché ho solo questa, la moppina, come si chiama, moppina? Sì, e poi quando mi arriveranno quelle villa lo cambierò, oppure lascio questo, tutto ci sta bene. Allora, che bello questo sistema infilato, non mi ricordo neanche dove l'ho preso, mi sa al mercato, ma sono una meraviglia. Ok, yes. Dai. Questo è quello rotto, bene. Annaggia. Vabbè. Da ricomprare perché mo si è incassato. Il buco è troppo piccolo! È troppo piccolo, poi quello stoffa è più rigido. Ok, e proviamocene un altro. Da ricomprare assolutamente questo sistema. Per prosciugo, e insomma questo almeno non l'ho rotto. Ok, sistemiamolo, ricomponiamolo, questo è tutta, e vabbè, e il pesce ci sta bene, ce lo lasciamo visto che questo è andato e può andar bene, questo è fatto. Allora ricapitoliamo. Così sono il bordo, dovete mettere un punto di colla al contorno perché sennò sfilaccia. Questo è carino, però ci vuole più lavoro alla cucitura, questo è quello che mi piace di più. E quindi ecco, togliamo un po' di roba, abbiamo finito per oggi i nostri esperimenti. E niente, spero di esservi stata un po' d'aiuto. Naturalmente se non avete la ricamatrice qui potete incollarci che non so, immagini fustellate o altri pezzi di stoffa, o prendere una stoffa già decorata e insomma, e quindi divertirvi con i vari materiali, però con la ricamatrice naturalmente viene tutto molto più carino. Questo mi piace tanto, è un regalo a un'alunna a cui tengo molto, quindi farò, spero, insomma, bella figura quando lo regalerò insieme a un altro oggettino. E questi insomma sono gli altri che terrò io, insomma, come prototipi. Grazie per avermi seguito, questo è un video insomma un po' di pasticci, un po' di esperimenti, spero però sia sempre utile.
continuate a guardare questo video perché alla fine ci sono gli ultimi modelli che ho aggiunto all'ultimo, perché sono andata avanti, perché mi sono date altre idee e ho creato altre cosette. Quindi rimanete sintonizzati. Qui c'è il mio aiutante Bilbo, che è un gattino che ho raccolto per strada e che ora fa parte della famiglia. Ecco, un altro aggiornamento, sono andata avanti con altri esperimenti e devo dire che mi piacciono molto. Allora, ho piegato la stoffa dietro doppia e invece di fare il punto pesante, zigzag, ho utilizzato un altro punto decorativo, bello robusto, e ne ho, creati tre tutti uguali. Praticamente cambiano solo le decorazioni iniziali, per questa è una ragazza che gioca a tennis, quindi ho scelto la racchetta tennis, un portafortuna, lei un quadrifoglio e un ferro di cavallo, e questo invece è per il club, dunque il profilo di Jane Austen. Questo è un altro esperimento che mi è piaciuto molto di più perché viene più pulito e anche molto più semplice da fare, cioè molto più veloce. Le potete fare con qualsiasi stoffa dietro, di qualsiasi colore e di qualsiasi scritta. Questo è un font che praticamente è sempre Husqvarna Viking, impronunciabile questo nome, e dunque uno di quei font che si trovano insomma nel catalogo della macchina, però voi potete trovarli qualcosa di simile su DaFont e scaricarlo insomma. Allora, ricapitolando, questi tre hanno questo stile, stoffa sul bordeaux e cucitura tutto intorno. Poi abbiamo quest'ultimo con stoffa e bordino, e quest'altro sempre stoffa e bordino, ma no, ho finito le mappine, moppine, come si chiamano queste cose qui? E quindi ci ho messo il nastrino, e questo è il mio con il basso elettrico, che è quello che è venuto un po' peggio perché sfilaccia, e questo è già impacchettato per la mia alunna. Ho creato un pacchettino così e ho aggiunto anche un cordoncino, un occhiello superiore, perché questo è grande, lo metterà in cameretta, non è un segnalibro, ma diciamo è una decorazione per la camera, e sono sicura insomma che la gradirà. Allora, per oggi questo è tutto. Questi sono in totale tutti i miei segnalibri di oggi. Io continuo a sperimentare, continuo a farmi venire nuove idee, perché i segnalibri comunque vanno tanto come regalini, perché sono semplici da fare e sono un po' impegnativi. E quindi io continuerò e rimanete sintonizzati insomma per i prossimi modelli. Ciao! Soprattutto adesso, tra le foto, vedete anche gli ultimissimi. Non finirò mai di sperimentare sui segnalibri perché veramente è un regalo super rapido e super apprezzato e gradito da tutti. Quindi sto creando nuovi modellini, nuovi colori.